Grazie editoare, davvero un piacere condividere con voi queste riflessioni su un documento importante che tratta i temi a 360 gradi del nostro centro storico, intrecciando anche questioni commerciali che vanno al di là del centro. Ho vissuto per 10 anni tutti i giorni il nostro centro storico, da cittadino, da residente, da consumatore, e quei giorni ero lì insieme a tanti altri a fare la fila dal macellaio, dal frutto e verdura, dall'edicola, a riscoprire la funzione dei giornali che tanti avevano dimenticato, e credo che quel momento abbia segnato in modo indelebile nella mente di tanti cittadini a cosa servano le realtà vivaci, commerciali nel centro storico, anche al di là della dimensione economica. Questo dobbiamo ricordarlo bene nel centro urbano, come nelle periferie, nel Corese, negli altri centri dove la funzione commerciale dei piccoli negozi ha a che fare proprio con un'idea di città, che è un'idea di città che in Faenza, in Romagna, in Emilia Romagna, Peste d'Italia è decisiva anche negli anni in cui le città si trasformavano in modo violentissimo. Ecco che i centri storici delle nostre centro città italiane hanno comunque resistito a cambiamenti di usi e costume dei cittadini globali, e più credo di quello che accade e che è accaduto in altre realtà italiane ed europee. Che ha avuto modo di frequentare lo sa cosa è successo in tanti centri europei e italiani durante questa trasformazione importante che è avvenuta. Certo, sul centro storico di Faenza c'è molto lavoro da fare, un lavoro appassionante, interessante, perché c'è tanto materiale sul quale lavorare, ci sono tante strade, tante idee sulle quali lavorare in un momento post-Covid importante, perché per la prima volta dopo 20 anni vediamo che i cittadini escono dalle metropoli, i cittadini vanno a riscoprire la provincia e cercano, non solo i turisti ma anche i residenti, degli spazi nuovi. Bisogna essere attenti a usare e a parlare il linguaggio giusto, perché i cittadini che arrivano e che arriveranno cercheranno un certo tipo di centro storico. Quindi credo che le sfide che dobbiamo affrontare hanno a che fare con questo, con l'esigenza di investire in modo importante sulla vitalità, sulla quotidianità, evitando grandi eventi, evitando pochi momenti di grande vivacità, ma fare in modo che succeda sempre qualcosa, che sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista culturale, la nostra città, il nostro centro storico sia vivace tutti i giorni. Il tema del vivere i centri storici non come musei, non come spazi chiusi, cosa che accade ai noi in tante parti d'Italia. Questa è la sfida che dobbiamo centrare. Io credo, come sottolineato nel documento, che sia giusto istituire un assessorato al centro storico, che abbia una delega trasversale, perché nel centro storico accadono questioni che hanno a che fare con diverse esperienze amministrative, sì con un bilancio, con un budget, con una capacità di spesa, oltre che di costruzione di relazioni, un assessorato che lavori quotidianamente con la cabina di regia, con le nostre associazioni di categoria, con Faenza Centro, per fare in modo che da un lato si prosegua nel progetto importante di vitalità, di eventi quotidiani, di qualità, quelli che stanno succedendo a Faenza, non banali e non particolari, poiché gli eventi che succedono nelle città italiane devono avere a che fare con ciò che sei per funzionare, cosa che ha dimostrato, credo, Faenza. Più vitalità e cercare di rendere sempre più forte anche la dimensione commerciale e economica del nostro territorio, l'appetibilità commerciale dei nostri spazi di centro sui quali c'è bisogno. Assessori che subito, come abbiamo scritto, costruiscono un tavolo di marketing territoriale che mappi tutte le realtà dei negozi sfitti, con progetti specifici, pensiamo ai temi temporary shop, progetti già si sono fatti anche in questi anni insieme alla Regione, lavoro che porti a intrecciare finanziamenti esterni. Abbiamo detto qualche giorno fa in un dibattito con altri operatori del centro l'importanza in questa fase di intrecciare fondi privati che possono intervenire sui nostri contenitori, la Regione, la dimensione sicuramente europea e nazionale che oggi ha capacità nuove, che lavora per affiancare sicuramente le attività commerciali sul tema dei vincoli burocratici, dei quali siamo completamente consapevoli.
troppi complicati e di una discussione e ridiscussione quotidiana sul tema delle imposte comunali. Un assessorato che lavori affinché l'esperienza di riappropriazione degli spazi esterni, dei locali, dell'esperienza Covid diventi strutturale. Noi crediamo una città nella quale l'esperienza esterna del vivere gli spazi, le strade, le piazze sia identitaria oltre che un'opportunità economica è decisiva per fare il turismo, è decisiva per ciò che vogliamo esserci. Quindi la priorità è stare fuori, avere più spazio, non le tariffe assolutamente da rivedere. Sulla sostenibilità ambientale il PUNS penso sia una sfida che si può e si deve affrontare, una sfida che ha visto questo rinvio causa Covid per la presentazione delle osservazioni e per permettere ancora altre strade di partecipazione. Il PUNS è una sfida che si deve affrontare attraverso la partecipazione, perché la partecipazione è la parola chiave del nostro tempo ed è anche per noi una dorsale, no, delle questioni programmatica. Ovviamente il PUNS si muove in parallelo col BTPL, il PUNS si muove in parallelo con un'offerta di traffico e di trasporto pubblico locale che cresce e insieme alle associazioni di categoria dobbiamo monitorarlo, darci un cronoprogramma, arrivare insieme a una meta cercando di mappare e di creare queste tappe, questi approdi dove la configurazione del PUNS avviene nel momento in cui la proposta di riforma del trasporto pubblico locale con l'aumento delle linee pubbliche tradizionali, con l'aumento dei gringo che abbiamo proposto di portarli a 4, insieme questi due percorsi devono arrivare affinché si possa insieme, senza progetti ideologici, senza ossessioni, senza cercare nemici, insieme di fare che cosa? Di rendere il nostro centro più attrattivo, più vivibile, più adatto a essere frequentato dagli esercizi comunali commerciali che devono avere più spazi esterni e i cittadini più spazi nei quali andare per uscire dalle nostre case, tenendo insieme la qualità ambientale, l'attrattività commerciale e l'occupazione di spazi pubblici. O troviamo un mix tra queste tre categorie o perdiamo la sfida, e questo io credo sia l'obiettivo fondamentale. Per chiudere, uno sicuramente sugli spazi, mi hai citato in modo incredibile, insieme al tema del trasporto c'è il tema dei parcheggi, delle porte di accesso al centro, quindi abbiamo, come abbiamo detto, la grande operazione della stazione ferroviaria che apre a nuove opportunità di parcheggi e che da lì si arriveranno le autocorriere e i treni, ci saranno le navette, ci saranno gli strumenti per arrivare in centro. La stazione delle corriere, quando i vigili saranno fuori, sarà un'altra zona di rigenerazione urbana e anche lì una finestra, una porta sul centro storico con nuovi parcheggi e nuovi luoghi di attrattività e anche di comunicazione turistica e commerciale. Sui nuovi spazi sarà decisivo, serve un biblioteca Palazzo Manfredi, subito intervenire sul podestà. Presto un bando dove si cercheranno, già ci sono interlocutori esterni importanti disponibili a mettere risorse e idee per cogestirlo e attraverso un progetto partecipato. Sul turismo abbiamo la buona base, 10 anni di crescita, 5 anni di crescita, c'è tanto lavoro da fare ma si parte da qualcosa che c'è. Io ringrazio per le parole su Made in Italy che ci siamo inventati in quest'anno difficile. Made in Italy sarà annuale come interpretata dal GDA, perché ciò che ci distingue deve essere fatto a livelli massimi e si può fare se si è riconosciuti a livello internazionale da quel mondo, così come le rievocazioni storiche, così come il lavoro sul sistema legato allo sport, ai motori, a Imola, IF, che condivido la riflessione che avete fatto, di strumento strategico che ci collega a Imola, all'autodromo, ad avere massa critica e andare in regione a poter avere più risorse e andare in giro per il mondo con più incidenza per portare turismo. La collina, il turismo sportivo, come dicevo, non c'è nella mappa, poiché la mappa si riferisce a musei o realtà di natura turistica associativa, mentre diciamo alcuni erano concentrati a dare risultati sulla corsa, diciamo, però su tutto quel sistema c'è tanto da fare. Grazie. Grazie. Sì, ecco, sul casello mi risulta che ci siano dei lavori in corso per arrivare ad applicarlo, diciamo, e
sarebbe sicuramente un'operazione utile e importante, come credo sia importante, sarebbe sicuramente la costruzione, il progetto sulla circonvallazione a valle, sulla quale ci siamo detti vale la pena provare a costruire la progettualità necessaria e i tempi di recovery fund in più per provare a capire come concretamente da una parte dare sicuramente un'opportunità al nostro sistema produttivo che avrebbe sicuramente un interesse decisivo, dall'altro sarebbe anche un'occasione concreta per portare via dal centro un numero importante di mezzi sproporzionati. Noi ovviamente parliamo di consumo del suolo terra, perché insomma sulla grande distribuzione abbiamo fatto un po' di strada, siamo arrivati. Ovviamente la possibilità di riportare i cittadini in centro è una questione di quelle grandi, ecco, tutto ciò che si può fare, dalla immaginare un'agenzia per gli affitti che possa lavorare per cambiare, per costruire una situazione di sintesi a, diciamo, azioni come quella che si sta facendo sul bonus 110% sicuramente può aiutare, diciamo, come io credo anche il tema dei servizi della vivibilità del centro, cioè nel centro che abbiamo detto, dove la qualità della vita è alta, dove la vita civile si manifesta in modo ancora più forte, perché dovremmo rendere il nostro centro molto più vivo rispetto al passato, questo è sicuramente più attrattivo di oggi, soprattutto che abbiamo a che fare anche con scelte, diciamo, di costume più grandi.